grazie. Questa non è una presentazione perché non c'è bisogno di presentazioni in un posto come questo, ma è semplicemente un ricordo per una persona che ci ha lasciato, un grande artista, un uomo d'arte, di cultura, di teatro, che tanto ha dato a questa città e forse non tanto ha ricevuto da questa città. Quindi l'applauso che adesso avete fatto lo facciamo a Marcello Mariani. Grazie. Buonasera, sono Silvia Mantini e ho l'onore di presentare questo appuntamento dei solisti aquilani che non smettono mai di stupirci e che sappiamo essere reduci da una tournée internazionale con John Malkovich. Questa sera la loro musica ci prenderà per mano per condurci in altri luoghi, dove si apriranno nuovi teatri che hanno percorsi anche nella musica, nella visione e nella magica interpretazione della grande attrice Paola Quattrini. Innanzitutto questo primo teatro che ci accoglie. Non siamo solo nei cantieri dell'immaginario, ma siamo in un meraviglioso vero cantiere, quello del maestoso Palazzo Picalfieri, in cui siamo ospitati dal marchese Fabrizio Picalfieri, che ringrazio a nome di tutti noi, nella galleria della marchesa Donna Evelina Picalfieri, che diciamo riapre proprio per questo evento, grazie anche alla sollecitudine e alla disponibilità della ditta del Beato. Il Palazzo Picalfieri è un palazzo cardine della storia della città dell'Aquila, già da quando nel 400 è stato Palazzo Camponeschi e poi è stato anche la sede della corte di Pompeo Colonna, nonché di Maffeo Barberini, nipote del Papa, e quindi anche un palazzo che nel cuore della città, accanto al Palazzo di Margherita d'Austria, di fronte al Palazzetto dei Nobili, di fianco alla Chiesa dei Gesuiti, ha rappresentato un grande elemento di rapporto dell'Aquila, della città dell'Aquila, con le grandi famiglie di Roma, quindi dello Stato Pontificio, e di Napoli, quindi della monarchia spagnola. A fine Seicento fu acquistato dagli Alfieri e poi dopo circa un secolo, con un matrimonio con la famiglia Pica, diventato Palazzo Picalfieri. Perché abbiamo voluto tanto questa sede? Perché Palazzo Picalfieri era uno dei palazzi più importanti del quarto di Santa Maria Paganica e qui viene il secondo teatro di cui vi parlavo prima, in cui ci condurranno le musiche dei solisti. In una sinergia del tutto originale, in un unicum che oggi talvolta viene definito di musica aumentata, noi che siamo un gruppo studiosi dell'Università dell'Aquila, composto da ingegneri, informatici, archeologi, storici e un archivista, abbiamo proposto ai solisti, che hanno subito accolto la nostra proposta e che per questo ringraziamo molto il direttore artistico Maurizio Cocciolito, di ospitare questa nostra proposta, e cioè presentare al pubblico aquilano la chiesa di Santa Maria Paganica, a tutti molto cara e distrutta dal sisma del 2009, in una ricostruzione virtuale che consentisse di rivedere la chiesa di prima e di entrare nella sua pianta attraverso la visione delle cappelle e dei suoi spazi. La ricostruzione di memorie è importante come e più della ricostruzione urbana, è l'identità di questa città, è una memoria legata a un centro storico che si è fermato per molti anni e anche alla richiesta di questa storia collettiva di molti giovani che non l'hanno vista
e di molti meno giovani che la ricordano. Con Alessio Cordisco e Giovanni De Gasperis, su idea di Piero Tognolatti, reperito molto materiale documentario grazie all'aiuto insostituibile di Don Stefano Rizzo, parroco della Chiesa di Santa Maria Paganica, che ringraziamo davvero per la sua squisita disponibilità, avendo l'archivio appunto prezioso della parrocchia di Santa Maria Paganica, hanno ricostruito la chiesa scomparsa, consentendoci di rientrare in quello spazio e di vederlo, rivederlo come un sogno. Con l'archivista Alessia Di Stefano, Stefano Boero e la sottoscritta abbiamo recuperato documenti e manoscritti, parte dei quali saranno mirabilmente interpretati da Paola Quattrini in tre passaggi, che sono uno sulla festa della purificazione, che i pochi superstiti del quartiere dopo il terremoto del 2 febbraio del 1703 festeggiavano con gioia ogni 2 febbraio, quindi nella ricorrenza del terremoto, la ricorrenza di questa grande festa che coinvolgeva tutto il quarto. L'altro brano è sui rapporti tra la Chiesa e le famiglie nobili che finanziavano le cappelle nelle quali avevano sepoltura, e il terzo è sulla ricostruzione e la comunità dei milanesi venuti in molti secoli, in molti momenti delle varie ricostruzioni dell'Aquila dopo i vari terremoti, come scalpellini, ceramisti, intarsiatori, proprio dalle valli del nord Italia, a ricostruire la città, quindi dando vita a una piccola città nella città, la comunità dei milanesi. È emozionante per tutti noi aver cercato di creare un prodotto artistico costruito su così tanti fili e linguaggi diversi: la musica, la recitazione, la ricostruzione virtuale, la storia. È una strada nuova che forse potrà essere percorsa ancora. Buona visione e soprattutto buon ascolto.
Thank you.
replicò il terremoto e fu così orribile che con un breve miserere rovinò la città. Successe questo alle ore 18 del 2 febbraio 1703, giorno dedicato alla purificazione di Maria Semprevergine. Scoppiando e scotendo con tanta veemenza che fu creduto volersi aprire la terra. Il crocifisso della chiesa di San Giustino fu trovato con una mano schiodata, in atto di minacciare, esalò la terra i vapori puzzolenti, crescendo l'acqua dei pozzi, e restarono infranti in pezzi gli acquedotti sotterranei della città, e per 22 ore continue stiede la terra in moto, e gli animi dei cittadini, confusi e sconsolati, implorando con pubbliche penitenze la misericordia di quel Dio che ciascuno aveva irritato con le sue colpe. Gli fanciulli, gli feriti, piangenti, le donne sconsolate, gli uomini stoliditi e raminghi avrebbero tratta la compassione dei selci. Erano passati pochi anni e nello splendido quarto di Santa Maria Paganica, dove la chiesa parrocchiale raccoglieva i fedeli della comunità sopravvissuta, il procuratore Nicola Pulci andava organizzando copiosa questua per la festa della Madonna della Purificazione, da farsi nella collegiata che non aveva poi avuto molti danni da quel terribile sisma che aveva procurato migliaia di morti alla città e molti proprio nelle chiese, come durante la Candelora a San Domenico. E proprio nella stessa data, il 2 febbraio di alcuni anni dopo, il quarto di Santa Maria Paganica si solleva festoso per la sua Madonna che aveva preservato quasi illeso il quartiere e il suo santuario. I procuratori raccolgono denari per la festa di 3 giorni e tanti ne raccoglievano che avanzata qualche somma di danaro derivatali da essa questua, Pulci stimò impiegarla in tanta compra di beni stabili. Il procuratore, l'arciprete Don Marcello Carli e i canonici congregati a suono di campanello promettono e si obbligano di prestare per detta festività di 3 giorni continui paramenti sacri, argenti e sete e addobbi d'altare che vi sono e vi saranno in detta loro chiesa. E riguardo all'amministrazione delle altre rendite, questo è detto signor Pulci sua vita durante, si riserva a farlo e dopo la di lui morte, esso signore Pulci dichiara che e vuole che amministrino le rendite e si prosegua la questua nella piazza pubblica da 2 negozianti milanesi che risiedono dentro questa città e i procuratori dovranno provvedere a cose necessarie per dette festività come sono fiori, candelieri d'altare, sete e altro. I milanesi. Ma chi sono i milanesi? Dalla Valcuvia, da Casasco e dalla Valle Intelvi erano venuti a ricostruire la città già nel 400 stuccatori, scalpellini, intarsiatori del Comasco e milanesi. Ferradini, Pedetti, Ronchelli presero spose aquilane e veneravano San Carlo Borromeo e Sant'Ambrogio. Nel 700 dimoravano per lo più nel quarto di Santa Maria Paganica, dove possedevano le loro botteghe nei pressi della collegiata.
abilità diverse, quelle dei milanesi, e i loro fondaci nella piazza del palazzo erano visitate per le queste della festa della purificazione dopo quella maledetta data del 2 febbraio. La festa era scoppiettante. Per le tre messe cantate si pagherà al celebrante e assistente Carlini 6, per la musica Carlini 20, e siano sempre preferiti i musici di detta chiesa e venendo altri musici forastieri per solennizzare detta festa, denari agli sacrestani maggiori per le sue fatiche per apparare la chiesa Carlini 10 e Carlini 3 per ciascheduno. Agli due sacrestanelli grana 10 per ciascheduno. Denari per lo sparo nell'ultimo giorno, libre 7 in 8 polvere, la metà si debba sparare al Tedeum e l'altra metà alla benedizione del venerabile, e monete, quelli che porteranno fiori, candelieri, sedie e altro, e per riportarle, e poi cere, candele in gran numero e di varie dimensioni. La festa, nella stessa ricorrenza del grande sisma del 1703, ripeteva ogni anno la gioia collettiva della partecipazione del quarto e dell'aquila tutta.
Entrando in punta di piedi dall'ingresso della collegiata, appaiono al visitatore lungo i fianchi laterali della chiesa le cappelle gentilizie. Con donazioni, prebende e illustri committenze e artisti noti, i nobili aquilani avevano il loro patronato e Santa Maria Paganica espresso da simboli dinastici, lapidi, iscrizioni e stemmi. Così le descrive l'erudito Emidio Mariani a metà Ottocento. Il cappellone a corno e pistole, cioè sulla destra guardando l'altare della famiglia del duca di Paganica, Ludovico di Costanzo. Il cappellone a corno evangeli, cioè sulla sinistra guardando l'altare della famiglia del marchese Luigi Dragonetti. Quella di San Giovanni Battista, con la sepoltura della famiglia Carli. L'arciprete Gianfrancesco Carli, del XVI secolo, aveva preteso di essere rappresentato nell'altar maggiore, perché era stato tutto ricostruito, dorato, a sue spese. La cappella di San Giuseppe, con la sepoltura della famiglia Benedetti, dove esiste una lapide sepolcrale amovibile. Quella del crocifisso dell'estinta famiglia Margico, che nel 1829 la concesse alla famiglia Spaventa, che vi costrusse la sepoltura e prima vi era una lapide incisa qual si vede. Quella del Santissimo Salvatore e dei preti, e vi è il quadro del Salvatore con gli angeli intorno, che tengono in mano tutti i titoli della Passione, e sotto San Bernardino da Siena, e un santo ignudo con un angelo che gli porge la palma del martirio in testa. La nuova Santa Maria Paganica, dopo il terremoto del 1703, una volta completata, risultò al suo interno ben più grandiosa di quella precedente. D'altra parte non mancavano i mezzi finanziari alla collegiata e nelle sue rinnovate forme suscitò l'entusiasmo, stupore degli aquilani.
Nel giorno 9 del mese di settembre del 1716, 14 anni dopo il grande sisma, ci ritrovammo nella casa dell'arciprete di Coppito, noi, Angelo Antonio Zampetti di Napoli, notaio di Moranti in Aquila, il giudice Francesco Antonio Meloncello di Napoli, alla presenza dei testimoni. Con la presente scrittura pubblica notarile si attesta che Don Marcello Carli, arciprete dell'insigne chiesa di Santa Maria Paganica, e Don Girolamo Morini, canonico di detta chiesa, dettero mandato di ricostruzione della parrocchia a Domenico Iacometti di Casal Civigno, diocesi di Como, stato di Milano, mastro muratore di Morante all'Aquila, e alle maestranze dell'istessa terra di Casal Civigno e della terra di Brenta. Una squadra di maestri venuti da lontano, dal Comasco, dal Varesotto, dalla Valcuvia, dalle dolci prealpi che lambiscono il Lago Maggiore, da una valle antica, luogo di passaggio dall'epoca romana. Perché mai tanti artigiani erano venuti all'Aquila? Già dai secoli passati molti di loro avevano lasciato i loro feudi per le numerose ricostruzioni di questa città e poi avevano chiamato parenti e amici formando la comunità dei milanesi, come i nostri nonni e bisnonni da Boston, da Caracas o Melbourne. Nuove mura si innalzano e crescendo incontrano le vecchie. Tracce di un passato spesso coperto dal tempo riaffiorano nei nuovi restauri, legando epoche che non si erano mai incontrate. E la torre di Santa Maria Paganica, la torre della chiesa, era stata abbattuta dagli spagnoli all'epoca della costruzione del castello, affinché nulla fosse più alto di quel forte che doveva mostrare la guida del re Carlo V nel 1532. La torre era per il doppio della presente. Ma mentre si fabbricava il castello, essendo la torre troppo da essa dominato, il principe d'Orange la fe demolire e ridurre e i sassi furono tutti applicati alla fabbrica di quello. La campana no. Non era stata fusa come quelle delle altre chiese della città per costruire i cannoni del castillo. Il quarto di Santa Maria Paganica mantenne la sua voce sonora che chiamava a raccolta tutta la comunità. Finiti i lavori, i mastri hanno a levare le tavole, massaletti e funi, e che in tutti i tempi, cioè d'estate ed autunno, che si potrà fabbricare, i tempi della ricostruzione devono essere rispettati, pena il mancato pagamento. E saranno tempi stretti, perché si costruisce solo in estate e autunno e non in inverno e primavera. La primavera aquilana spesso imbiancata dalla neve e dal gelo. È un cantiere, come il nostro, oggi, in questo splendido Palazzo Picalfieri, in questo nostro cantiere dell'immaginario. Mani solerti, venute da lontano a ricostruire la nostra città e l'Aquila, allora come oggi, grata a queste mani venute da lontano.
Piacere per me essere qui con voi stasera, e di questo devo ringraziare molto Maurizio Cocciolino che mi ha cocciolito, scusami, che mi ha invitata. Ma questa serata non poteva essere se non ci fosse stato l'appoggio di Don Stefano Rizzo, il parroco di Santa Maria Paganica. Del padrone di casa, maestro Don Fabrizio Picalfieri. Società Aldo del Beato e compagni. L'ingegner Marco del Beato. E l'ingegner Giacomo Di Marco. Grazie.